Oggi 16 marzo, Imperia oggi vi porta qui a Nizza alle porte aperte dell'Università Sophie Antiopolis. E siamo qui in compagnia di questo ragazzo che ci farà fare il giro dell'università. Ciao Stefano, buongiorno. Ecco, ci puoi illustrare brevemente perché tu ad esempio hai scelto di venire qui a Nizza, com'è nata questa tua idea? Sì, allora, dopo una laurea triennale a Torino, di cui un anno a Clermont in Erasmus, ho deciso che per perfezionare ancora di più la lingua francese sarebbe stato necessario venire sul campo. Quindi mi sono iscritto al primo anno di specialistica in lingue applicate e poi ho continuato con il secondo anno in relazioni italo-francesi. Ecco, qui le facoltà che ci sono, a parte quelle linguistiche, ho visto c'è anche qualcos'altro. Allora, su questo campus ci sono tutte le facoltà di lingue e le facoltà di scienze umane. Su Nizza poi ci sono altri campus che hanno la facoltà di scienze, le facoltà di medicina, di diritto e di economia. Bene, allora entriamo all'interno dell'università. Seguitemi. Allora, qui siamo in un anfi, una delle aule più grandi, dove ci sono le lezioni con più studenti. Normalmente sono quelle che in Francia vengono chiamate le cours magistraux. Allora, siamo nel corridoio dell'ex palazzo della lingua italiana, il bâtiment IT. Un tempo era un palazzo unicamente adibito allo studio della lingua italiana con biblioteche. Oggi ci sono corsi di tutte le lingue, sono aule per tutti. Allora, per gli studenti che non sono di Nizza e che desiderano risiedere all'interno dell'università, c'è la Baie des Anges, che è una residenza universitaria. E poi sulla destra, quasi nascosto, c'è il Pôle Extension, che è un altro palazzo dell'università dove ci sono altre aule per le lezioni. Ecco, quindi per poter accedere a questi tipi di alloggi c'è un qualcosa di particolare, una domanda? Allora, le domande vanno fatte su internet, sul sito del CRUS, che è l'autorità che gestisce in tutta la Francia le residenze, che è www.crus.fr. Bene. Ecco, quindi dopo il tour interno ci troviamo di nuovo all'esterno dell'università, dove qui abbiamo una caffetteria. Sì, un piccolo spazio ristoro per gli studenti, una piccola caffetteria. Ecco, a parte la caffetteria abbiamo anche la mensa degli studenti. Sì, la mensa è lì, gli studenti normalmente hanno sempre durante le loro lezioni un break per il pranzo e a livelli, diciamo, economici siamo sui 3,60-3,70 per due portate più il dessert. Ecco, per terminare, perché consigli agli studenti italiani di venire a Nizza e a proseguire l'università? Io lo consiglio perché studiare il francese in Italia e non venire poi almeno a fare una specializzazione qui in Francia non ha nessun fine. Sono d'accordo. Ok, niente, ti ringraziamo per questo tour e niente, se avremo poi altre domande, altre cose da chiederti, ci faremo risentire. Grazie mille. Prego, grazie. Buona giornata.
Ok, siamo qui a Nizza, abbiamo trovato un altro italiano, Adriano, e viene da Sanremo. Adesso volevamo chiedere ad Adriano la sua esperienza, visto che tu hai fatto già un anno qui, perché lo consiglieresti agli italiani questa università? Beh, sicuramente la consiglierei agli italiani, uno perché si impara una lingua in una maniera sicuramente molto più immediata e molto più rapida, perché stare in mezzo ai francesi, sentir parlare francese tutti i giorni, tutto il giorno, è un modo molto efficace per imparare una lingua, soprattutto imparare a capirla e imparare a parlarla. Sicuramente a parlare ci vorrà molto più tempo rispetto che a capirla, per imparare a parlarla bene, però penso che sia uno dei motivi principali per cui dover andare a studiare in Francia, giustamente. Poi un'altra cosa per cui consiglierei questa esperienza è che, beh, ad esempio, io faccio una facoltà che in Italia praticamente non esiste, e che è lingue straniere applicate, quindi penso che sia una cosa, un altro quid in più per poter andare a studiare in Francia. Ecco, diciamo, Nizza come città è bella anche da vivere a livello universitario? È abbastanza bella da vivere a livello universitario, è una città cara, questo va detto. E andare a mangiare fuori, ad esempio, è una cosa un po' difficile da affrontare perché i prezzi non sono proprio abbordabili, però da vivere si vive bene, anche per uscire ci si diverte abbastanza, sicuramente ci si diverte, questo sì. Bene, grazie, buono studio, buon proseguimento. Grazie, ciao a tutti, ciao a tutti.